Al muro pendono i cavi delle telecamere di videosorveglianza. Qualche letto è stato portato via insieme alla gran parte dei mobili. Queste tre villette sono state confiscate definitivamente nel 2015, ma i Casamonica ci hanno vissuto fino a pochi giorni fa. Stamattina sono stati i carabinieri a sgomberarle. Questo è il salotto della villa sequestrata ai Casamonica, con colonne, il camino con intarsi d'oro, la vetrata che affaccia sulla piscina. Il complesso residenziale di 3.000 metri quadri apparteneva a Gelsomina Di Silvio, ex moglie di Ferruccio Casamonica, uno dei boss del clan, già in carcere per usura e associazione a delinquere. Qui abitavano i tre figli, tra vasche idromassaggio e marmi, un fortino alle porte di Roma che veniva anche affittato. Lei lo sapeva chi erano i proprietari della casa? No, assolutamente. E non sapeva di stare in una casa di Casamonica? Assolutamente no. Una volta sistemate, queste villette diventeranno alloggi per i carabinieri. Ci aggiriamo all'incirca sui 2 milioni di euro. Ma l'aspetto più importante è un altro. L'arma, sin da oggi, entra in possesso di queste unità immobiliari. La soddisfazione della ministra dell'interno Lamorgese e del neosindaco di Roma Gualtieri, riaffermata la presenza dello Stato. Con decine di condanne per 416 bis, proprio un mese fa il Tribunale di Roma ha certificato che i Casamonica sono un'associazione mafiosa.